Bentrovati! Buon lunedì a tutti! Oggi, per farmi cominciare bene la settimana, vi abbiamo portato in un castello. E sì, siamo allo Château Montfort, elegante 5 stelle lusso, nel cuore della città, siamo vicino a Piazza San Babila, tutto ispirato al tema della fiaba e dell'opera lirica. Tra l'altro l'offerta gastronomica eccezionale, ci troviamo infatti al ristorante Rubacuori, che poi vogliamo assolutamente provare. Assolutamente sì. E del ristorante Rubacuori non vi racconteremo nulla perché la nostra Maria Rosaria ha intervistato lo chef, poi ci sono delle sorprese, delle novità interessantissime, quindi seguite tutto il TG, mi raccomando. Vediamo invece, ragazzi, cosa fare questa settimana a Milano. Sì, inizio io. Allora, manca poco per questo debutto di Expo 2015. Ultimi preparativi, speriamo vada tutto in porto. Ultimi. E vi raccontiamo gli ambassador di questo Expo. Tantissimi. Quindi tanti personaggi, non vi diciamo niente, dovete andare online su milanodavere.it per scoprire chi sono. E Andrea, cos'altro ci vuoi raccontare? A proposito di Expo, diamo ai nostri telespettatori un'informazione di servizio, ovvero durante i 6 mesi dell'esposizione universale Milano diventa come New York. Sapete perché? Wow. Perché anche qui da noi i mezzi di trasporto saranno attivi tutta la notte, 24 ore su 24. Saranno potenziali le linee, tutti a ballare, di superficie. Ci sarà la metro Lilla che inaugura e quindi nuove fermate, nuove stazioni metropolitane e novità delle novità, il biglietto ATM si può anche comprare e quindi obliterare con l'applicazione, quindi con il nostro simpatico smartphone. Allora. Perfetto. Benissimo. Altro da dire? È tutto. È tutto. Perfetto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, baci. Buona settimana. Siamo in compagnia di Martin Vitaloni, l'executive chef del ristorante Rubacuori, l'oasi gourmet di Château Montfort, quest'oasi fiabesca e magica, c'è molta atmosfera. Allora Martin, ti chiedo subito, tu sei molto giovane ma hai già girato tanto per il mondo, sei stato a New York, a Firenze, a Roma, adesso sei approdato nuovamente a Milano, la tua Sono città. Sono tornato a Milano. Sei tornato a casa tua. In che cosa si differenzia la clientela milanese, visto che tu hai viaggiato tanto? Beh, la clientela milanese è particolare, è molto esigente e soprattutto è eterogenea. È difficile identificare questo è il cliente milanese, questo vuole, di questo ha bisogno. Noi ovviamente ci impegniamo sempre al massimo per soddisfare, anticipare, andare oltre anche le aspettative del cliente. Certo. Però è un cliente molto particolare perché gira e sa. Sì. Sa quello che sta mangiando e quando gli vai a raccontare qualcosa lui sa quello che, di cui si sta parlando. Allora, visto che il milanese è concreto, anche noi vogliamo esserlo, 3 aggettivi per inquadrare la tua cucina. Beh, la mia cucina è buona, semplice e direi endorfinica. Wow! Sì, endorfinica. Perché comunque io cerco di trasmettere la mia emozione nel piatto, la felicità soprattutto, perché amo il mio lavoro, amo quello che faccio e mi piace quando vedo che un cliente assaggia, sorride, è felice che sta mangiando qualcosa che ho fatto io. Tra l'altro è vero perché le tue creazioni, posso dirlo, sono molto leggiadre, molto colorate, molto creative, però non perdono mai di vista anche la sostanza, diciamo. Beh, sì, quindi sì, riesce a coniugare le stanze più contemporanee con comunque una solidità della tradizione. Grazie, io lo prendo come un complimento, perché comunque un piatto si Meritano. Deve mangiare, lo vedi, ma lo devi mangiare, è cibo. Esatto. Senti, invece il piatto che più ti rappresenta in questo momento? Attualmente è il raviolo doppio, che è un piatto della carta nuova, l'abbiamo appena lanciata. Sì. È un doppio raviolo ripieno con del gorgonzola da una parte, è una mousse di gorgonzola, e dall'altra parte una confettura leggera alle cipolle rosse. Uh-huh. E il tutto è servito su del sedano liquido e solido con della gelatina di birra doppio malto. Sì. Fantastico, una berofila come me apprezzo tantissimo. Apposta. Senti, un'ultimissima domanda, se Milano fosse un piatto? Beh, ho pensato subito al risotto, sì. So che è la risposta più scontata, però meglio il risotto che la cassola. Perfetto, e con meglio risotto che la cassola vi salutiamo e alla prossima settimana. A grazie presto. Martin. A presto.